Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di italiano per stranieri livello A1. Io sono Federico Gelsomini e questa è la lezione numero 3. Qual è il tuo numero di telefono? In questa lezione impariamo a chiedere informazioni personali. In particolare oggi impariamo a chiedere e dire l'età, a chiedere e dire l'indirizzo email e inoltre chiedere e dire il numero di telefono. Inoltre, in questa lezione studiamo il verbo avere prima e seconda persona, verbo avere, i numeri e l'alfabeto e facciamo una introduzione agli aggettivi possessivi. Bene, iniziamo dalla sezione numero 1. La sezione numero 1 si apre con un dialogo. Facciamo una piccola introduzione al video. Vedete, ci sono i telefoni, e Marco e Ann continuano a parlare. Loro continuano a parlare e si scambiano i propri contatti, parlano e si scambiano i contatti, mail, telefono. Bene, ora guarda e ascolta il dialogo tra Marco ed Ann. Prego. Scusa, quanti anni hai? Ho 22 anni. E tu? Io ho 23 anni. Hai una mail? Sì, certo. Qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è ann.simon@gmail.com. Scusa, come si scrive? @libero.it. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero è 348-75-66-891. Scusa, puoi ripetere? 348-75-66-891. E il tuo? Non ho un numero italiano, ho solo il mio numero francese. 0033-67-41-453. Hai WhatsApp? Sì, certo. Perfetto. Che cosa fai stasera? Questa sera vado al cinema con un mio amico a vedere un film. Vieni anche tu? Sì, vengo volentieri. Ti telefono dopo allora. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Molto bene, ora ascolta e leggi il dialogo. Ascolta e leggi. Andiamo. Scusa, quanti anni hai? Ho 22 anni. E tu? Io ho 23 anni. Hai una mail? Sì, certo. Qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è ann.simon@gmail.com. Scusa, come si scrive? ann@gmail.com. Qual è la tua mail? La mia mail è marco.molinari@libero.it. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero è 348-75-66-891. Scusa, puoi ripetere? 348-75-66-891. E il tuo? Non ho un numero italiano, ho solo il mio numero francese. 0033
cinema con un mio amico a vedere un film. Vieni anche tu? Sì, vengo volentieri. Ti telefono dopo allora. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Molto bene, ora facciamo una attività di comprensione. Quindi scegli la risposta corretta. Andiamo. Numero 1. Ann ha 28 anni, 26 anni, 22 anni. Ann ha 28 anni, 26 anni, 22 anni. Ann ha 22 anni. Okay. Prossima, attenzione. La mail di Ann è ann.simon@hotmail.fr oppure ann.simon@gmail.com oppure ann.simon@yahoo.com. Abbiamoci. La mail di Ann è ann.simon@gmail.com. Ok, prossimo. Il numero di telefono di Marco è il numero di telefono di Marco è 3487566891 3 4 7 5 5 6 6 8 9 1 3 4 8 7 7 5 4 9 1 8. A, B o C? Il numero di telefono di Marco è 3 4 8 7 5 6 6 8 9 1. Marco stasera Marco va, dove va? Al cinema? All'università? A casa? Marco stasera va al cinema, all'università, a casa. Marco stasera va al cinema. Marco stasera va al cinema. Stasera. Ok? Ora ascolta e insieme a me ripeti il dialogo con me. Ok? Scusa, Ann, quanti anni hai? Ho 22 anni. E tu? Io ho 23 anni. Hai una mail? Sì, certo. Qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è ann.simon@gmail.com. Come si scrive? A N N E
simon@gmail.com. Qual è la tua mail? La mia mail è marco.molinari@libero.it. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero è 3487566891. Scusa, puoi ripetere? 3487566891. E il tuo? Non ho un numero italiano, ho solo il mio numero francese. 00 33 67 41 53. Hai WhatsApp? Sì, certo. Perfetto. Che cosa fai stasera? Questa sera vado al cinema con un mio amico a vedere un film. Vieni anche tu? Sì, vengo volentieri. Ti telefono dopo, allora. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Molto bene. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Esercizi 3.1. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima sezione. Ciao!